Sono la professoressa Valenti dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Marina di Gioiosa e sono qua per pubblicizzare il nostro Open Day che si terrà giovedì 2 febbraio dalle 9:30 alle 13 durante la mattinata e per poi riprendere dalle 2:30 alle 6:30 nel pomeriggio. E per prima cosa vorrei parlarvi un attimino di che cosa, della peculiarità della nostra offerta formativa. Diciamo che noi in zona, siamo l'unico turismo, tecnico per il turismo, addirittura in tutta Italia ce ne saranno un 15-16 e nel sud fino a Napoli ce ne sono addirittura tre, per cui uno a Palermo, uno da noi e uno ad Amalfi. Qual è la peculiarità, dicevo, della nostra offerta formativa? Allora, noi innanzitutto siamo un tecnico e come tale offriamo una competenza tecnica, un know-how tecnico che potrà essere speso tranquillamente alla fine dei 5 anni. La nostra anima specifica, quindi, è tecnica in relazione alle materie economiche, in relazione soprattutto alle materie linguistiche, ma non solo. In alternativa a questo esistono, diciamo, dei licei, per esempio, che possono sembrare avere un'offerta formativa simile. Ma dobbiamo riflettere su una cosa. Mentre noi facciamo un'offerta del tipo spendibile nel mondo del lavoro già dopo 5 anni, il liceo non lo fa questo, perché voi sapete benissimo che dopo aver conseguito il diploma di liceo o andate all'università o non esiste altra scelta e possibilità. E oggi purtroppo nella situazione in cui siamo, non tutte le famiglie sono in grado di garantire il mantenimento dei figli all'università, che sappiamo essere sufficientemente costoso. Di conseguenza, poter ottenere una preparazione linguistica, ma non solo, anche economica e tecnica o tecnologica, se vogliamo, tramite un istituto come il nostro, significa avere un asso vincente nella manica rispetto quindi a un liceo che potrebbe sembrare avere le stesse caratteristiche. Tra l'altro, volevo far notare che se il liceo, diciamo, offre in più la cosiddetta ora di compresenza col docente madrelingua, cosa che era anche da noi, diciamo, attuale prima che ci fosse purtroppo la cosiddetta riforma Gelmini, che io chiamerei più che altro i tagli della Gelmini. Noi suppliamo a questo tipo di carenza attraverso il potenziamento, le cosiddette ore di potenziamento, per cui si possono organizzare appunto dei corsi sia integrativi mattutini o pomeridiani con docenti madrelingua. L'istituto tecnico ha tre anime, diciamo, un'anima economica, un'anima tecnologica, tecnica e un'anima linguistica. Include materie come, vabbè, l'aspetto umanistico è ben curato, abbiamo italiano, storia e soprattutto arte, quindi questa vocazione artistica alla conoscenza del territorio, delle nostre ricchezze artistiche per poi, ecco, poterle spendere in senso economico. Abbiamo un'anima scientifica, nel senso che facciamo matematica, informatica, chimica e fisica. Abbiamo l'anima linguistica, dicevo, abbiamo ben quattro lingue che si studiano al nostro istituto: l'inglese, che è la lingua, diciamo, che si studia per tutti i 5 anni, affiancata da una seconda lingua che si studia per tutti i 5 anni, e poi una terza lingua che si comincia a studiare invece dal terzo anno. Una volta conseguito il diploma, nei tecnici è possibile anche già poter lavorare non solo nel mondo del lavoro, diciamo. Si può già essere assunti, per esempio, non so, in un'agenzia di viaggio, si può essere assunti in un hotel e fungere da receptionist, oppure lavorare nel cosiddetto back office, quindi occuparsi della contabilità o della gestione dell'azienda. Si può essere assunti anche in un'azienda di import-export, per esempio. Fatto sta che è possibile anche insegnare, cioè con il diploma è possibile già insegnare come tecnico pratico, cioè non è chiaramente equiparabile a un docente che è in possesso di una laurea, ma è possibile già insegnare come tecnico pratico. Quindi, come vedete, le possibilità sono tante. Valutate attentamente questo fatto che a parità di
offerta il tecnico abbia questa cosiddetta marcia in più, spendibile subito, per cui un ragazzo si può anche, per esempio, mantenere l'università già lavorando. E quindi questa è un'occasione, insomma, da non sottovalutare, che un'altra delle nostre caratteristiche, delle nostre peculiarità è quella del movimento, del viaggio, che non è solo movimento sul territorio locale, ma è anche viaggio oltre i confini nazionali. E infatti, grazie anche e soprattutto ai contributi PON, o POR, che sono sia, vabbè, che provengono sia dal Ministero che dall'Europa, noi abbiamo potuto fare viaggi spettacolari in giro per l'Europa e in particolare, quindi soggiorni, sia soggiorni studio, che stage all'estero. E questa è una cosa che nessun'altra scuola nella nostra zona ha mai fatto. Infatti il nostro motto è vola con noi. Vai in giro con noi, cresci con noi e scopri il mondo. Tornando, vi aspettiamo numerosi, siamo felicissimi di accogliervi, venite da noi, scoprirete il nostro mondo, scoprirete cosa vi offriamo, scoprirete chi siamo. Giovedì 2 febbraio, l'Open Day del turismo di Marina di Gioiosa Ionica.